Noi Pescara non abbiamo sbagliato l'approccio. Noi a Pescara abbiamo fatto i primi 25 minuti a tenere la palla sempre noi. C'è un discorso che va considerato. Tu hai sempre la palla e gli avversari corrono dietro la palla che hai tu. 25 minuti, noi non abbiamo trovato spazi. Però a volte le partite, se tu non fai quell'errore, quella situazione di continuare a muovere la palla, vai tranquillo che a furia di correre dietro gli avversari, prima o poi ti stufi. Io sugli errori individuali mi soffermo veramente poco, perché è come evidenziare a un attaccante quando a 3 metri dalla porta non fa gol. Non c'è bisogno mica di dirglielo. Si lavora per migliorare, ma non si sta neanche a sottolinearla sta cosa. Ma io gli errori individuali mi interessano relativamente e sul discorso della fase difensiva io continuo a ripetere che è un discorso di squadra. Dobbiamo fare tutti meglio. Il discorso di secondo me il discorso si è modificato nell'ultimo periodo, perché se io vado a ripensare a Entella, Perugia e Frosinone, dico che la mia squadra ha concesso parecchie occasioni da gol agli avversari. Se io guardo a vedere le ultime partite, noi abbiamo concesso quasi nulla, o dei rigori o una situazione da gol. Però succede che quell'occasione in questo momento ci fa male sempre. Quindi vuol dire che tutti insieme dobbiamo migliorare ancora di più, aumentare ancora di più l'attenzione, non per magari non concedere neanche una palla gol, ma magari per gestirla meglio. Oggi abbiamo lavorato su un terreno sintetico per preparare la partita, ma più che altro per un discorso di abituarsi un po' a rimbalzi differenti, alla velocità della palla differente. È una squadra molto aggressiva, è una squadra che prova a giocare, è una squadra che sfrutta molto anche movimenti senza palla dei suoi centrocampisti e dei suoi attaccanti, è una squadra che ha delle qualità. Thank you.